Buongiorno a tutti, mi chiamo Antonella Campanini e sono uno dei due conveners di questo nuovo master nuovissimo che andiamo a presentare oggi. Sarà con me anche la dottoressa Elena Fogliotti della Segreteria Studenti che eventualmente ci aiuterà per quanto riguarda tutti gli aspetti burocratici che dovessero emergere. Ci organizziamo in questo modo. Io vi presento questo nuovo master e vi invito ad ascoltare la presentazione in questa prima parte. Prometto che cercherò di essere abbastanza concisa in maniera da lasciare poi spazio nella seconda parte alle vostre domande e a tutte le curiosità che dovessero sorgere. Siamo nuovi e quindi a maggior ragione penso che di curiosità ne possano emergere. Potrete interagire in due modi, o utilizzando la chat, oppure anche prendendo la parola e possibilmente anche mostrandovi tramite video, visto che in questo sistema virtuale che ci ha caratterizzati in questi mesi, ogni tanto è anche bello vedersi in faccia, aspettando il prossimo anno. Quando magari iscrivendovi al master ci conosceremo di persona a Pollenzo, in quella splendida realtà che avete potuto vedere nei video della presentazione che ha fatto Paolo Ferrarini. Vi dicevo, mi chiamo Antonella Campanini, insegno storia dell'alimentazione dalla preistoria al medioevo, sono una medievista, quindi il mio campo di ricerca è quello, però mi occupo anche del concetto di tipicità nella storia a partire dalla sua nascita. Ed è per questo che mi è particolarmente gradito potermi occupare adesso di questo nuovo master che aprirà i battenti per la prima volta nel mese di aprile del 2021. Come vedete, si chiama Sviluppo per le imprese e i territori del cibo italiano. È ormai da parecchi anni che all'Università di Scienze Gastronomiche non esistono più master in lingua italiana. Questo è nuovo e nasce da nuove esigenze che si sono sviluppate e sono state via via sempre più sentite. A quel punto si è detto: organizziamo una formazione che abbia determinati obiettivi per venire incontro a queste esigenze. Vediamo un po' quali sono questi obiettivi in breve. Ho cercato di codificarli in tre parti, ma come vedrete ciascuno degli obiettivi ne contiene in sé molti altri. Il primo possiamo definirlo quello di sviluppare delle conoscenze legate ai prodotti enogastronomici italiani di qualità e alle loro filiere. Perché? In un ambito di progettazione e gestione di uno sviluppo territoriale sostenibile, con attenzione anche al turismo, al trend del turismo e dello sviluppo enogastronomico e rurale. Questo significherà cercare di andare a rafforzare quelle che sono delle realtà già esistenti, ma anche occuparsi di quelle che possiamo definire filiere fragili, dove c'è qualche cosa che può essere migliorato, può essere implementato, incentivato, sempre con la parola d'ordine della sostenibilità, noi vogliamo dare le competenze per riuscire a farlo. Quindi ci sarà un'attenzione in questo senso anche ai vari modelli di economia locale, in modo da supportare ulteriori processi di sviluppo sostenibile. La stessa attenzione andrà alle politiche nazionali e internazionali di sviluppo rurale e della piccola imprenditoria che ne fa parte. Tutto questo ci mostrerà anche le relazioni tra ecologie, sapere, prodotti alimentari locali e sempre quel turismo gastronomico e enogastronomico che qui ci interessa da sviluppare come valore aggiunto. Secondo obiettivo che ci siamo dati, sostenere le realtà agroalimentari del territorio rurale italiano, offrendo strumenti concreti per aumentarne la competitività. Questo
Quali saranno questi strumenti concreti? Vedremo poi in seguito il piano di studi, però in sostanza permetteranno, per esempio, di valorizzare la qualità dei prodotti. Abbiamo la fortuna di vivere su un territorio che produce prodotti di qualità in maniera veramente significativa. Vediamo di valorizzarla o valorizzarla ulteriormente. In questo senso occorrerà rafforzarne anche la comunicazione. Anche questi sono degli strumenti che ci proponiamo di dare. Ultimo, terzo obiettivo, incentivare lo sviluppo delle aree interne e della piccola imprenditoria, formando professionisti in grado di gestire in modo sostenibile le risorse del territorio. Quindi non rivolgerci soltanto alle aree già ampiamente sviluppate, ma cercare di promuoverne, di svilupparne altre in maniera da arrivare ad attivare localmente dei modelli di economia territoriale che siano veramente innovativi. Questi gli obiettivi in generale. Chiaramente ciascun obiettivo potrebbe racchiuderne in sé molti altri, ma questo lo si scoprirà anche vedendo che cosa andremo a fare in pratica in questo master. Ora, gli studenti, in vista di questi obiettivi, in che settori troveranno poi occupazione? Questa normalmente è la prima domanda che ci si pone quando si vede una formazione e soprattutto una formazione nuova. Noi immaginiamo degli sbocchi occupazionali in diversi settori. Innanzitutto la piccola e media impresa agroalimentare, questo è abbastanza evidente. Abbiamo detto che cerchiamo di incentivare lo sviluppo di quelle che magari hanno maggiori necessità di essere aiutate, di seguire quelle già ben sviluppate, quindi piccola e media impresa agroalimentare sono uno dei nostri target, probabilmente il principale. Ma anche imprese di commercializzazione di produzione alimentare, perché comunque questi prodotti dovranno passare anche attraverso la commercializzazione. Questo significa parlare anche, in sovrappiù, del settore della ristorazione che utilizzerà questi prodotti, li porterà verso il suo consumo e verso il suo consumo in loco. Che significa che anche il settore dell'accoglienza e del turismo sarà uno sbocco occupazionale potenziale. Vi sarà anche il settore di valorizzazione e tutela dei prodotti locali e dei territori in ambito pubblico e privato, e infine il settore pubblico legato all'amministrazione del territorio. Abbiamo pensato infatti che una formazione di questo genere possa essere utile anche a coloro che saranno chiamati o sono stati chiamati e vogliono approfondire ad amministrare le singole comunità e sono personaggi che abbiamo magari anche interpellato in sede di progettazione e che hanno manifestato un grande interesse per questo tipo di formazione. Tutti costoro possono essere dei settori in cui i nostri diplomati, masterizzati, tra virgolette, potranno andare a lavorare con vari tipi di mansione, però sempre con questi tipi di obiettivo e di sbocco occupazionale. Come è strutturato questo corso? È strutturato con la sola differenza linguistica, come gli altri master che Pollenzani propone. Si tratta di 90 crediti formativi erogati in un anno di corso. Sono 90 e non 60, che sarebbe lo standard ministeriale, perché si fa molto di più. Ci sono molte più attività a disposizione degli iscritti. La frequenza in questa Pollenzo Bubble che avete potuto vedere nel video che vi è stato mostrato, quello pre-Covid ovviamente, prevede la frequenza obbligatoria, cioè tutte queste attività noi riteniamo che abbiano efficacia se
Se gli studenti ci sono, per questo breve periodo sono stati online anziché in presenza, riprendiamo, come vi spiegava Paolo Ferrarini, riprendiamo le lezioni in presenza già la prossima settimana e abbiamo piena fiducia che se la situazione nazionale e internazionale lo consentirà, quando questo nuovo master inizierà le sue lezioni ad aprile 2021, potremo essere tutti in presenza. Qualora qualcuno avesse difficoltà proprio per questo tipo di situazione, che è tuttora abbastanza imprevedibile, come vi diceva Paolo Ferrarini, potrà anche incominciare online. Ci siamo attrezzati in maniera da poter coprire anche le esigenze di coloro che lì per lì non potessero iniziare purtroppo il percorso in presenza. Com'è strutturato? L'abbiamo suddiviso in cinque macro insegnamenti che vanno in varie direzioni. Provo a addentrarmi, seppure molto rapidamente, in questi cinque insegnamenti. Il primo, in ordine casuale direi, è storia e cultura dell'identità gastronomica italiana. Cosa c'è all'interno di questo corso? Questo corso approfondisce i processi storici legati alla costituzione dell'identità gastronomica italiana e offre però al tempo stesso una chiave di lettura antropologica sulle realtà del mondo rurale italiano e delle imprese che vi operano. Questo corso sarà suddiviso a sua volta in vari moduli tenuti da diversi docenti che sono specialisti di diverse aree disciplinari. Dopo vi mostro anche le aree disciplinari. Però, come vedete, come tutta l'istruzione che è promossa da Pollenzo, esiste una fortissima idea di interdisciplinarità. Noi abbiamo il cibo al centro come tematica, abbiamo visto declinato in che modo all'interno di questo master, e a quel punto le discipline delle università tradizionali ci rientrano ma dialogano strettamente fra di loro. Il secondo modulo si chiamerà Paesaggi e territori dell'Italia rurale. Cosa ci sarà? Ci troveremo strumenti teorici e metodologici per l'analisi del paesaggio rurale italiano, identificando in questo modo le risorse ambientali, quelle storiche in rapporto con il paesaggio, che sono diverse da quelle in rapporto con l'identità di cui si sarà parlato nel corso precedente, quindi ambientali, storiche e gastronomiche, che possono essere utilizzati per la valorizzazione di questi paesaggi e territori. Il terzo si chiama Prodotti e filiere di qualità e approfondisce la conoscenza dei prodotti di qualità italiani e delle loro filiere produttive, offrendo strumenti multidisciplinari anche in questo caso per analizzarne, comunicarne e valorizzarne le caratterie. Di conseguenza avremo degli elementi di estetica ed ecologia del cibo che si affiancheranno, per esempio, all'analisi sensoriale, che comunque è una disciplina che occorre quantomeno conoscere e possibilmente anche utilizzare nei casi di valorizzazione del prodotto. Nel video precedente avete visto, per esempio, il laboratorio di analisi sensoriale e in questo penso che siamo tra i primi in Italia e se non addirittura in Europa. Poi abbiamo strumenti e strategie per la valorizzazione. E qui si offrirà una conoscenza dei principali aspetti del diritto e delle strategie economiche, quindi diritto ed economia, se vogliamo vedere un discorso disciplinare, mirate alle valorizzazioni dei prodotti locali e dei territori, approfondendo in particolare, come ormai ci aspettiamo per quello che ho raccontato prima, gli aspetti legati al turismo e alla ristorazione. Infine, abbiamo questo modulo di progettazione e sviluppo del territorio che approfondisce anche in maniera empirica questo tema particolare. Questo
Quindi troveremo progettazione territoriale ed elementi di economia circolare per il territorio. Non dimentichiamo quella parola sostenibilità che ricorreva nei nostri obiettivi e comprenderà anche comunque dei project work, dei progetti da realizzare sul campo. Vi dicevo, in questo caso abbiamo coinvolto tante aree disciplinari differenti. Se io dovessi elencarle, giusto per farsi un'idea, in ordine alfabetico, direi che utilizzeremo l'analisi sensoriale, la consumer science, l'antropologia, il design sistemico dei territori, il diritto sia pubblico sia privato, l'economia dello sviluppo, ma anche l'economia aziendale e il marketing, la filosofia e l'estetica, la geografia umana, la sociologia, sia dei consumi sia del turismo, la storia e le tecnologie alimentari. Tutto questo, tutto insieme, ma a concorrere a quegli obiettivi che ci siamo dati. Ora, queste lezioni a livello frontale si svolgeranno nella nostra sede di Pollenzo, ma altra caratteristica che caratterizza per l'appunto la nostra università è quella relativa ai viaggi didattici. Per questo master abbiamo previsto tre viaggi didattici. Attenzione, costituiscono parte integrante della formazione. Non sono le gite di piacere, quello che Carlo Petrini chiama scherzando il gruppo Vacanze Piemonte. Si tratta di viaggi che servono per andare a vedere i prodotti nei loro territori e in questo caso a vedere anche i territori in sé per sé. Uno dei tre viaggi che faremo saranno tutti in Italia, quindi non ci sarà quel problema legato al Covid al quale accennava Paolo Ferrarini prima. Faremo una settimana certamente nella Food Valley Emiliana, che è un modello conosciuto nel mondo, e poi sceglieremo man mano un'area interna dell'Italia del Nord e un'area interna nell'Italia del Sud per trascorrere una settimana in ciascuna di queste due aree. Questo sarà molto utile, normalmente per gli studenti è un'ottima esperienza questa, perché appunto si va a vedere i prodotti e i loro territori. Si può in questo modo spaziare, toccare con mano tante singole realtà, ma abbiamo pensato che in quest'ottica di promozione e valorizzazione di prodotti e territori che ci interessa, occorre fare anche qualcos'altro, qualche approfondimento. E questo come avverrà? Avverrà attraverso un paio di tirocini brevi. Questi tirocini brevi, che probabilmente si svolgeranno durante l'estate, compresa tra l'aprile del 2021, in cui il master comincerà, e il marzo del 2022, del quale parleremo dopo. Fatto sta che questi due tirocini brevi dovrebbero più o meno durare 2 settimane ciascuno, a seconda poi delle varie esigenze, e si è pensato di organizzarli in collaborazione con Slow Food in aziende dei presidi, in maniera che lo studente che si ferma per 2 settimane all'interno dell'azienda del presidio avrà modo di toccare con mano in maniera più continuativa, vivendoci dentro in qualche maniera, in questa realtà, i presidi e il loro legame con il territorio. È un esempio di valorizzazione dei prodotti. In realtà speriamo che da questo nascano anche nuove idee, incentivi per valorizzare i presidi stessi e via dicendo, perché man mano che arrivano nuove energie a riflettere su una cosa, di solito normalmente poi questo porta degli ottimi frutti. Questi sono però tirocini brevi, un paio di settimane. In realtà il master ne comprende anche uno lungo, che è il cosiddetto tirocinio curricolare che ormai quasi tutti i master propongono.
E dovrà avere luogo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, anche a seconda della tipologia di tirocinio, dell'azienda, del territorio in cui questo si svolgerà, quindi abbastanza elastico come durata, però 3 mesi di tirocinio incominciano a diventare un qualche cosa di piuttosto corposo. Potrà essere svolto in realtà imprenditoriali che siano presenti nei territori rurali italiani, ma anche in enti di tutela di produzioni locali. Questo permetterà di vedere il discorso produttivo e di valorizzazione dai vari punti di vista. Questo potrà essere, riteniamo, molto utile per completare, per coronare questo genere di formazione che si va a offrire agli studenti. E da questo dovrà nascere un progetto di ricerca, chiaramente, che potrà riguardare uno o più aspetti inerenti ai temi affrontati nel periodo delle lezioni o anche durante questo tirocinio. Questo porterà direttamente alla conclusione del master, all'elaborato finale, chiamiamolo tesi, chiamiamolo elaborato, chiamiamolo come si vuole, che poi verrà discusso e questo permetterà di terminare il master. Abbiamo messo un'immagine augurale, questa chiaramente si svolge immediatamente dopo una discussione in epoca pre-Covid, ma contiamo di ritrovarci nella stessa situazione. E tutto questo si concluderà alla fine di marzo del 2022. Questa tesi o questo report di tirocinio, a seconda del tipo di tirocinio che si è svolto, porterà alla redazione di questo elaborato e soprattutto, importantissima, anche alla sua esposizione davanti a una commissione che alla fine attribuirà allo studente che riuscirà a passare questa prova il titolo di Master in Sviluppo per le imprese e i territori del cibo italiano. Questi sono gli studenti che stanno per partire e avviarsi verso il nuovo percorso appena diplomati, ma veniamo anche ai dettagli tecnici. Le preiscrizioni online saranno aperte, in realtà questa è una slide pregressa, saranno aperte il 25 di settembre, quindi venerdì della prossima settimana potrete andare sul nostro sito e potrete scaricare tutta la documentazione che vi servirà per la preiscrizione online. Resteranno aperte però per qualche mese, tra l'altro siamo nuovi e quindi occorrerà farci conoscere debitamente. Quindi resteranno aperte fino al 31 di gennaio del 2021. Saranno ammessi un numero massimo di 30 studenti, che riteniamo essere appunto il massimo perché gli studenti vengono veramente seguiti uno per uno con le proprie esigenze, con i propri desideri di approfondimenti all'interno dei progetti, all'interno dello stage, eccetera. E quindi abbiamo un numero chiuso di studenti. Quali sono le caratteristiche che questi studenti devono avere? Devono avere una laurea triennale o laurea di primo livello. Il master è di primo livello, quindi non occorre una laurea magistrale per iscriversi. A questa però si somma una conoscenza avanzata della lingua italiana scritta e orale, perché tutti i corsi vertendo sul territorio italiano saranno in lingua italiana. Non a caso è in lingua italiana anche questa mia presentazione, come eccezione rispetto a tutti i master che si stanno presentando contemporaneamente e anche nella prossima ora. Si consiglia anche qualche conoscenza di base legate alla storia e alla geografia dell'Italia e al settore agricolo e agroalimentare. Si consiglia, significa che si cerca di recuperare degli eventuali gap, però se c'è è meglio.
Consigliata anche la conoscenza della lingua inglese, che comunque serve sempre. La missione avverrà tramite la valutazione del curriculum che verrà caricato sul sito allato della preiscrizione e della lettera motivazionale, del test motivazionale ed eventualmente anche di un colloquio orale da sostenere con me e con il collega Michele Fontefrancesco, che è l'altro convenor di questo master. Quanto costa? Altra domanda di quelle frequenti. L'importo della retta, come per tutti i master dell'università, è di 16.500 euro. Comprende però moltissime attività e moltissimi servizi. Innanzitutto tutte le attività didattiche, comprese conferenze, degustazioni, seminari. Non l'ho detto perché si tratta di attività generali che potete trovare anche nel sito e valgono anche per gli altri corsi di laurea e per gli altri master. Però, per esempio, organizziamo un ciclo di conferenze che in questo periodo è necessariamente online, ma quando potremo torneranno in presenza. E sono moltissime conferenze sia con docenti sia con personaggi anche talvolta molto famosi dal mondo del lavoro o dai vari mondi che in qualche maniera ci circondano. Molto interessanti, consiglierò assolutamente la frequenza anche a queste. Sono compresi i viaggi didattici. Questi tre viaggi di una settimana cada uno di cui abbiamo parlato sono compresi nel costo della retta, come sono compresi anche i libri di testo, sia i volumi interi sia le dispense predisposte dai docenti. Ogni tipo di evento organizzato dall'Università di Scienze Gastronomiche e anche da Slow Food. E poi le varie coperture assicurative per gli studenti non provenienti dall'Unione Europea, i 400 euro che sono 4.000 crediti per le tavole accademiche che avete intravisto nel video di presentazione, l'accesso ai servizi del Career Office, che è particolarmente importante per i master, perché è un ufficio di placement specializzato nel settore cibo. Infine, i vari rilasci di certificati di iscrizione, pergamene, eccetera, tutto quello che riguarda anche la burocrazia. Poi, altro aspetto che può essere molto interessante è quello delle borse di studio, nel senso che l'università prevede la possibilità di ottenere esoneri parziali o totali dal pagamento della retta. Nel mese di ottobre verrà pubblicato sul sito dell'università il bando per il prossimo anno accademico. Questa immagine che vedete abbastanza gioiosa si riferisce all'ultima, credo proprio sia l'ultima, riconoscendo gli studenti, giornata che è stata organizzata per ringraziare i sostenitori delle borse di studio e intorno ai sostenitori vedete gli studenti borsisti di quell'anno, che direi che a questo punto siano più o meno quasi tutti laureati. Infine, per informazioni di ogni genere, burocrazia, organizzazione, eccetera, avete l'indirizzo della segreteria dove le nostre colleghe estremamente competenti vi informeranno su qualunque aspetto si rendesse necessario. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo di farmi qualunque tipo di domanda vi venga in mente, sperando di essere in grado di rispondere. Grazie.
Prego. Piacere mio. Direi che se non ci sono domande possiamo chiudere questa breve presentazione. Tuttavia, se ulteriori domande dovessero poi nascere in un secondo tempo, magari anche riguardando questo video che è stato registrato e quindi, come vi è stato annunciato, sarà messo sul sito, a quel punto scrivete all'indirizzo della segreteria e saremo tutti a disposizione per rispondere alle vostre domande. Grazie e speriamo arrivederci a presto.